Buonasera a tutti, celebriamo anche stasera da Porto Recanati su MTV, dentro la vita di queste due parrocchie in cammino di unità pastorale. Sì, abbiamo detto due parrocchie in cammino di unità pastorale qui a Porto Recanati. La parrocchia di San Giovanni Battista, che ricorda Monaldo Leopardi, padre di Giacomo, era l'antica chiesa del Porto, che era situata dentro il castello Svevo e dipendeva da Loredo. Nel 1599 divenne parrocchia e dal 1700 fu costruita come è adesso. C'è un quadro molto importante dentro a cui i portorecanatesi sono affezionati, che è il quadro della patrona, della Madonna del Soccorso. E poi c'è la parrocchia del Preziosissimo Sangue. Questa parrocchia, detta anticamente Santa Maria del Suffragio, ha assunto poi la denominazione attuale. È stata affidata per tanti anni ai padri salesiani e ora è affidata ai sacerdoti diocesani. E è molto forte la venerazione per San Giovanni Bosco e l'oratorio Don Bosco è il punto anche importante per la vita sociale e pastorale anche dei giovani. Dentro questa chiesa si venera invece l'effigie, l'immagine di Maria Ausiliatrice, anch'essa patrona di questa comunità. Il comune di Porto Recanati ha conosciuto in questi ultimi decenni una grande espansione. È in maniera stabile abitato da circa 13.000 persone, ma durante l'estate, con i villeggianti e i turisti, le persone diventano molto più numerose. Le feste principali sono quelle della Madonna del Soccorso durante l'estate e Maria Ausiliatrice a fine maggio. I due santi intercessori a cui sono legati i portorecanatesi, uno è il patrono San Giovanni Battista, che viene celebrato il 29 agosto, e l'altro è San Giovanni Bosco, che viene celebrato il 31 di gennaio. Le due parrocchie, abbiamo detto, sono in cammino di unità pastorale. Siamo tre preti in questa città e zona pastorale di Porto Recanati, io Don Gabriele, poi c'è Don Luca e Don Francesco, e due diaconi, Mario e Antonio prossimo all'ordinazione sacerdotale. E c'è anche una comunità di religiose, le suore adoratrici del Preziosissimo Sangue di Cristo. Il cammino di unità pastorale, come lo stiamo vivendo con la comunità? Innanzitutto abbiamo fatto e stiamo vivendo l'esperienza di un consiglio pastorale unitario e di un consiglio anche oratoriano sulla vita dell'oratorio. E poi il cammino di formazione per i catechisti, per i giovani, le famiglie, i fidanzati, il cammino Caritas, che in questo momento poi ha vissuto e sta vivendo un momento anche forte di servizio alle famiglie bisognose di Porto Recanati. E diciamo che poi c'è l'oratorio Don Bosco, che fa da unità pastorale anche su tutta la città. Quindi queste due parrocchie stiamo vivendo questo cammino di unità pastorale, di cammini di fede condivisi insieme per il bene di tutti e la fede di tutti e la trasmissione del Vangelo a tutti. L'oratorio, dicevamo, che è un punto strategico, è il crocevia anche della pastorale della strada di questa comunità, è proprio quello che San Giovanni Bosco diceva, anche la vita dell'oratorio qui in questa città di Porto Recanati, è questo ponte tra chiesa e strada, questa piazza dove si incontrano giovani che fanno un cammino di fede, giovani in ricerca, giovani che vengono e che magari sono anche lontani da cammini di fede, i giovani anche dell'Hotel House, di questo palazzone grande che contiene tanti fratelli e sorelle di vari popoli. E quindi ecco, è un crocevia importante e che resta un'espressione popolare della vita della Chiesa. Ci sono anche vari carismi dentro questa comunità e dentro questo clima di unità pastorale.
dagli scout al cammino neocatecumenale, al rinnovamento nello spirito, alla realtà salesiana nelle sue varie diramazioni. E che cosa dire poi anche di questa città dove viviamo, questo cammino di unità pastorale? È una città che ha una sua bellezza turistica, è la bellezza di una città balneare, ma la bellezza anche di una città vivace, anche nelle relazioni, anche nelle attività, nello spirito anche di iniziativa, anche commerciale, imprenditoriale. E la sfida è l'integrazione tra le famiglie di Porto Recanati, tra le famiglie che vengono qui da tutta Italia anche per lavoro, traffici economici e commerciali attraverso la via del mare, e poi i vari popoli che per queste vie e per la vita anche costiera, la zona costiera, vengono anche per il fenomeno dell'immigrazione. E poi ci sono le emergenze educative, è di questi giorni anche la notizia di arresti per spaccio, e questo onestamente provoca dispiacere nella vita di una comunità. È un'emergenza, sono varie emergenze educative in questa città e in questa comunità. In futuro sono in programma dei lavori sull'unità pastorale, la ristrutturazione della chiesa di San Giovanni e la realizzazione di una sala polivalente che si inserirà dentro la struttura dell'oratorio, come è già tale, e sarà proprio di usufruibile per la vita di fede e l'aggregazione di tutta la comunità, ma soprattutto dei giovani. Nell'Eucaristia, poi, che cominceremo tra poco, e affidiamo al Signore, oltre che questi progetti, affidiamo al Signore anche le famiglie bisognose in questo tempo in questo tempo problematico. La Caritas e i ragazzi del servizio civile stanno aiutando sistematicamente un'ottantina di famiglie e altre emergenze che stanno venendo fuori in questo tempo, anche con fondi che abbiamo fatto per aiutare queste famiglie bisognose. E in questa Eucaristia ricordiamo però anche tutti gli organizzatori, i ristoratori, gli animatori della stagione estiva, che quest'anno sarà faticosa come lo è in questi giorni di ripartenza. E ricordiamo in modo particolare anche tutti i defunti di questo tempo. Ed è con questa comunità di Porto Recanati, in unione a tutta la vita diocesana, che viviamo questa Eucaristia.